La linea P60 di ATAP Pordenone di PLFVG collega Pordenone a Portogruaro. Nel suo percorso ferma a Tiezzo, Azzano Decimo, Fagnigola, Chions, Villotta Fronte Municipio e Cintocao Maggiore. Quest'ultima località mi ha fatto sorgere un dubbio. Esiste Rorai Grande e Rorai Piccolo? Esiste Tramonti di sopra, di sotto e di mezzo? Perché allora non esiste Cintocao Minore? Era un dubbio enorme che non mi faceva dormire la notte. Decido di fare delle approfondite ricerche su internet. Ma niente. C'era qualcosa che non mi tornava. Era un complotto? Provo quindi a contattare un abitante di Cintocao Maggiore, ma non è andata troppo bene. Gary, cazzo! Smettila di drogarti! Tocca andare di persona. Ma la benzina costa troppo e non ho voglia di andare in bici. Quindi si va in autobus, proprio con la linea P60. Salgo in bus, evito di fare domande, non voglio causare problemi. Il viaggio comunque prosegue regolarmente. Decido di scendere a Settimo, la prima località di Cintocao Maggiore raggiunta. All'apparenza sembra tutto normale. Troppo. Può essere che Cintocao Maggiore abbia inglobato Cintocao Minore contro la sua volontà? Esploro Settimo. È tutto normale. Arrivo al primo bivio. Se proseguo dritto vado a Sesta Regana, al di fuori dei confini di Cinto. Se giro a destra mi addentro nella campagna. Opto per quest'ultima opzione. Dopo circa 5 minuti di camminata, noto un muro invalicabile che mi impedisce di vedere oltre. Sarà forse qui nascosto Cintocao Minore? Decido di alzare il drone per avere una vista aerea. Questo primo tentativo dà esito negativo. Ma che cavolo nasconde un segreto nel posto più ovvio dove cercare? Proseguo nella camminata, non voglio abbattermi subito. Raggiungo un ponte, da dove c'è un fiumiciattolo. Secondo le mappe è il rio Cao Maggiore. Segno questa informazione, pensando che mi possa essere utile a casa. Anche se poi, con OpenStreetMap, scopro che è solamente una diramazione del fiume Regena. Il viaggio prosegue in direzione del centro di Cintocao Maggiore per capire se ci sono indizi. Arrivato, mi accorgo che non è poi così male. Sarà forse uno stratagemma per nascondere le atrocità fatte a Cintocao Minore? Ma per la seconda volta non c'è alcun indizio, niente. Guardo la mappa e noto un'espansione ad ovest. Mi dirigo per capire cosa succede. Approfitto del luogo tranquillo per avere una vista dall'alto, al di là della strada regionale. Bah, pensavo che questa zona fosse una cosa staccata dal centro di Cintocao Maggiore. Invece non è per niente la parte minore di Cintocao Maggiore. Guardando le mappe noto un lago. Cintocao Minore è stato forse sommerso? Mi dirigo per capire se ci sono degli indizi. Durante il tragitto avverto una certa ostilità. Sarà forse il fatto che siamo su una strada importante o che stiamo per scoprire la verità? Prima del bivio, per avvicinarci al lago, noto una fermata. Mi avvicino, leggo il nome e mi rendo conto che c'è scritto Via Pirati. Perché l'ATAP ha fatto questo errore? Forse la via in realtà era Via Pirati ed è stata poi nascosta da Cintocao Maggiore in Via dei Prati? Questo
è un punto che non ho ancora compreso. Mi addentro nella via che ho visto poco fa. C'è l'ennesimo bivio. Cosa fare? Se proseguo, vado in un bosco in cui apparentemente non c'è niente. Se giro a destra, torno verso casa, alla fermata. Mi ricordo che sono vicino al lago e alzo il drone per avere degli indizi. Nonostante la vista interessante, non noto niente. Anzi, le ostilità aumentano. Infatti, poco dopo che ho fatto atterrare il drone, è avvenuto un aereo. Forse voleva abbattermi il drone? Forse ho invaso lo spazio aereo? Devo dire che a questo punto sono molto deluso. Non voglio indagare oltre e raggiungo la tristissima fermata dell'Eurocartex. Passano i minuti, ma la linea 60 non arriva. Scopro che la corsa è stata soppressa a causa del Covid. Coincidenze? Oppure Cintuca o Maggiore voleva farmi un dispetto? Per tornare a casa sono costretto ad allungare il giro e a spendere altri soldi. Prendo la linea 62 in direzione Porto Guaro. Qui salgo su un autobus sostitutivo della linea Porto Guaro-Casarsa. Infine prendo il treno da Casarsa alla stazione di Pordenone. Torna a casa con 70 minuti di ritardo. Cosa ho sbagliato? Perché è andata così? Dove dovevo cercare? Ma soprattutto, sono un coglione?